tanti ritornelli. Ciao amici, ciao, ciao Luciano. Sorridi? Sì. Sei allegro? Sì. In questo venerdì? Sì, ho un batticuore particolare. Forte? No? Pum, 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 pum. È un forte batticuore? È un forte batticuore. E allora è quello di Paola Fabiani. Si parte molto volentieri oggi con la bella musica. Grazie a tutti di essere con noi. Sempre mi dicono dalle nostre redazioni, dalle nostre televisioni, mi dicono che siamo sempre di più e io ne sono veramente molto felice. Forse, passaparola, forse dipende dal passaparola, ma dipende molto anche dai grandi artisti che ospitiamo. Perché nel nostro cast stellare. Veramente, sono tutti uno più bravo dell'altro. E poi la Paola è simpatica, io un po' meno, ma insomma... Qualcuno dice che sono più simpatico io. Io taccio, infatti hai visto, ci pensi subito tu poi. Oggi mi sento buono. Ma... È venerdì. Ok, Paola Fabiani. Forte batticuore. Vorrei mandarti via, ma so che non posso, perché vivi dentro me. Fai quello che vuoi, nella mia vita vieni e vai, eppure sento che mi ami anche tu. Batti cuore. Jukebox dediche, vediamo chi ci indica, che cosa ci scrivono per oggi, dai. C'è una mail dalla Sardegna. Da Sardegna, aio! Da Tortoli. Da Tortoli, che è vicino al Batac, conosco molto bene. Sì. Complimenti, sono dei paesini meravigliosi, con un mare unico, altro che Caraibi, la Sardegna è il mare più bello del mondo. Qual è il piatto di Tortoli? Il piatto del tortellino sarà il tortellino. Ecco, visto? Facilissimo rispondere alle battute. Come sempre, sarà il maialino, dai, come tutte. O procedo. Allora, buongiorno signor Nelli. Mio padre Aldo, che vi guarda tutti i giorni in TV su Sky, compie 94 anni, a Cipicchia. Che bello! Proprio che è fatto oggi. In tempo, guarda. Potete passare per lui il video La Messicana? Veramente a lui piace soprattutto lei quando presenta la canzone e canta la galoppera. Ecco. Grazie. Che canti la galoppera sempre. Non varia di Asunción. Pietro Galassi, la mexicana, la galoppera. Ma prima di far partire giù Boss Desi, che allora gliela la devi facciamo. Fare, auguri. En un barrio de Asunción, gente viene, gente va, la galoppa va a empezar. Augurissimi Aldo. Giù Boss dediche. Aio.
Uè, che bella canzone. Quanti ricordi. Una canzone romanticissima, sì. Si chiama Rosso di Sera, ha avuto un bel successo anche questa, questo videoclip appunto dallo Champagne di Cassano Dadda. Lo rivedo insieme a voi molto volentieri e guardatelo perché la canzone è molto carina, è da innamorarsi. Rosso di Sera, Gianno Nelli per voi. Sere come queste non le avevo viste mai. Adesso che sei qui, mai più ti lascerò una sera. Ti tengo stretta a me, mai più ti lascerò una sera. Rosso di sera. E la luna sembra un sole e tu sei qui vicino. Bel tempo si spera. Io che amo solo te mi sento in paradiso. Guarda che sera. Vedo il mare insieme a te, ti bacio piano piano, il mio respiro si confonde con il tuo e profuma di primavera. Mai più ti lascerò una sera. Ti tengo stretta a me, mai più ti lascerò una sera. La luna e il mare tu, la stella mia sei tu stasera. La luna e il mare tu, la stella mia sei tu stasera. Arriva Cristiano Chesi e C. Cristiano Chesi e C. Salute. Sì, o e Company, ma noi diciamo salute che è più bello. I nostri inviati speciali, vediamo che cosa combinano da quelle parti. Ciao Paola, siamo di nuovo a Siena con due amiche che ormai sono diversi giorni, ci passiamo, noi usciamo di casa, veniamo qua a Piazza del Campo e incontriamo loro che sono sempre qua, sempre stessa posizione, sempre lì e non si arriva. Ops, ciao, che fate Giorgio e Ona? E gli fa l'intervista a loro. Ona, tutto bene? Sentiamo, right? Tutto bene. Abbiamo appurato ieri che tu hai genitori naturisti. Your parents are nudist, they go naked on the beach. Is that okay? Yeah, it's true. Allora vanno nudi sulla spiaggia. Io ho già un appuntamento con la sua mamma per andare a intervistarla sulla spiaggia. Poi si smetterà le bande nere per coprire dalla visuale dei telespettatori le gioie. You don't go with them on the beach, no? No, I prefer to go for my own. Lei va da sola, però sempre nuda, always naked. Not always, but always. Not in the beaches I can do it. Okay, just on the beach where there's nobody around. Yeah, okay. Yeah. Bene. Lei va a fare naturismo ma non c'è nessuno, così. Bene, allora, velocemente, è un programma di musica, è nostro. Who's your favorite singer? Tupac. Pac. Che bene, he's dead, è morto, bene, cioè, bene. Allora Luciano, dovrebbe essere morto. Luciano Paola, vi saluto da Siena.
È stata canzone regina, sì, se non sbaglio, qualche mese fa, rappensionato. Sì. E quindi ha raccolto tanti successi perché è molto attuale. Perché è attuale, poi è un po' scherzosa, purtroppo un po', è attuale. Però è attuale anche nei confronti della pensione. Certo. È veramente legale. Lui è bravo, lui tra l'altro è un bravissimo batterista che milita anche occasionalmente con gli Homo Sapiens e quindi si chiama Frank Bellocci. Per voi, rappensionato. All'uguaglianza, di contro alla giustizia, le lobby alla politica suggellano sodalizi, propongono riforme su milioni di pensioni, costringono alla fame noi poveri coglioni. Tra vecchi pensionati, paperoni ed assetati, le casse dello Stato sono state prosciugate, nessuna prospettiva, nessun miglioramento, solo qualche ciuccio nel cambio del governo. Questa Italia, un paese garantista che tutela banche in crisi ed il potere della casta. L'Europa tira il collo e lo slogan dei ministri, ma stringere la cinghia siamo noi poveri cristi. Manovre di bilancio, miliardi sperperati, l'inganno dei potenti e poveri ammazzati. Di fronte a tanta infamia non serve più tacere, si lotti tutti insieme contro i bulli del potere. Andiamo, Luciano? Vai, faccio partire la sigla e andiamo a intervistare l'artista di oggi. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista, felicissima di avere Alida Ferrarese nel salotto di Ritornelli. Ciao, molto Paola. Amata in tutta Italia. Oddio, grande cantante, grande fascino, soprattutto una donna molto pacata, molto posata, mai altezzosa, mai immodesta, no, quindi non serve per però quanto mi riguarda. Qualcuno lo è. Questo è vero, vero? Questo è vero, sì. Ecco, invece tu arrivi prepotentemente al pubblico, un po' come un uragano. Come un uragano. Questa è una bella canzone. Ecco, questa diciamo canzone? Che sono di quei brani che non passano subito, diciamo, perché è un po' particolare. E qui andiamo già a trattare un tema così, siamo molto attaccati al soldo, cioè chi... Che ci ha preso potere, diciamo, sul nostro modo più di pensare e di agire. Più il sentimento, no? Esatto, magari. Esatto. E quindi dopo c'è anche qui il risvolto della fine della canzone, che poi si vede un po' nel video, che questo qua che corre a destra e a sinistra per investire soldi, poi alla fine butta via tutto e dice voglio tornare a una vita normale, insomma, che a godermi anche le cose vere, le piccole cose, sensate. Tu sei un po' così, vero? Sei attaccata forse alle cose... Beh sì, io sono figlia di contadini, quindi insomma sono nata in campagna, quindi io da bambina giocavo a pallone con i maschi, io non ho mai giocato con le bambole. Io. Vedi, perché no, sei molto elegante, no? Una signora insomma molto, no, non ti dico snob, ma sei una persona assai posata. No, assai, a pallone giocavamo così, giocavamo a guerra, sai quelle cose così. Caspita, la linea, vedete che con Ritornelli scopriamo anche le altre sfaccettature dei personaggi. Allora i maschietti ti dicevano sempre quando giocavamo a guerra, ecco, cioè, pum pum, adesso tu devi morire, mori anche te, diciamo, devo morire io. Che bello però. Quindi ecco la cosa, il valore che tu consideri più importante nella vita. Quindi abbiamo detto l'attaccamento al soldo, no, perché l'abbiamo appena detto. L'amore, il successo.
Guarda, no, guarda, io non ho figli, diciamo così, sono sposata. Mi piace vivere una vita molto semplice, Paola, anche se potrebbe non sembrare, diciamo, io faccio una vita molto semplice, sono circondata da animaletti, mi piace, ho i cani, ho i gatti, ho i pappagallini, cioè, mi piace così, è una vita molto normale. Cioè, però con tanti affetti, poi magari sì. Forse c'è poi la scelta di non avere figli, no? Ma insomma di realizzarsi in un altro modo. Diciamo, è andata, ecco, così, diciamo, è andata così. Però poi la vita può essere piena di amore. Assolutamente. Sì, e travolgerti lo stesso come un uragano. Esattamente. E noi l'ascoltiamo. Brava. Come un uragano. Alida Ferrarese. Sì, sì. Oggi sono tutte regine, ragazzi. Ma dai, ma che bello! Allora, una canzone regina di qualche mese fa, anche questa straordinaria, cantata da Paola Belloni e tra l'altro con il corpo di ballo di Santa Lucia. Lucia. Bella coreografia della maestra Silvia, che ringraziamo, la Miss Maluna. Cerca.
Ciao amici! Ciao a tutti, andate a ballare, mi raccomando, perché ballando si vive meglio. Meglio. E poi queste vi sentite più eleganti, più belli, più in forma, più tutto. Vabbè, andate a ballare, perché ballando si vive meglio. Noi siamo ritornelli, tornano domani per voi. Ciao! Ciao! Quanti ritornelli